tra il primo e il secondo tempo. Lo sta chiedendo a caldo sugli aggiornamenti che ho fatto con i miei collaboratori fino adesso, vi chiedo scusa per il ritardo. Via della grande amarezza, dispiacere e quant'altro ne serve per la classifica, soprattutto c'è un dispiacere di vedere, ha visto una prima parte di gara decisamente positiva, dove penso che eravamo in vantaggio più che meritato e forse ci stava anche qualche gol in più, visto le due o tre nette occasioni, Trotto, Mokulu in particolare due volte che abbiamo avuto. Secondo tempo siamo partiti malissimo, abbiamo preso un gol dove purtroppo si fanno troppi errori continui e da quei gol lì siamo stati in difficoltà, non abbiamo saputo reagire, siamo stati in difficoltà mentale, in difficoltà fisica e quindi la partita è cambiata, ha avuto un'inerzia completamente opposta, quindi non c'è un inizio, c'è stato questo inizio del secondo tempo con questo gol subito dove dopo un primo tempo tutto sommato l'avevamo controllato bene, concedendo una palla gol solo a Palo. Quindi spiegarselo è difficile anche per me, perché non è che dico la squadra adesso vai lì e subisci, tanto. Dobbiamo continuare a giocare come avevamo fatto il primo tempo, non ci siamo riusciti. Siamo andati in difficoltà, siamo calati fisicamente moltissimo, e però già ha saputo approfittarne bene, e anche nel secondo gol abbiamo fatto un'altra purtroppo clamorosa dormita, e questo ha penalizzato moltissimo. Mister, è stato un po' un effetto domino negativo, cioè la condizione atletica in qualche modo è venuta meno anche in relazione alla panchina cortissima che lei aveva, soprattutto i calciatori diciamo di tipo di interdizione, ecco, avrebbe potuto anche cambiare atteggiamento all'inizio del secondo tempo, questo lei non lo ha fatto anche perché probabilmente era costretto da carenza di cambi? No. Non avevo tutti i cambi, le possibilità di far tutto, ripeto, se fossero passati 10-15 minuti e dopo sono stati in difficoltà, c'era, sono passati 3 minuti al gol, quindi è troppo presto per cambiare una partita che ci vedeva far bene, penso che sotto questo aspetto spero possiamo concordare, e quindi non c'era in quel momento bisogno, potevamo discuterne dopo, ho avuto due infortuni, due cambi forzati su due infortuni sia di Arini che di Mokulu, e ho avuto delle problematiche dopo nella gestione, dopo il secondo cambio, però avete visto che l'ultima partita in casa con Latina mi sono messo 5 senza nessun problema, ma anche se abbiamo sofferto più giocando in quella maniera che prima, mi sarei rimesso lo stesso se avessimo passato i primi 10-15 minuti, cioè, ho il tempo di vedere che c'erano delle problematiche, il primo tempo non mi aveva dato questa sensazione di difficoltà, se non i primissimi minuti di gara come spesso ci accade, dopodiché abbiamo fatto direi una buona partita. Quel primo gol subito così all'inizio del secondo tempo, dove anche le forze dopo 15 minuti di intervallo dovremmo averle anche recuperate, no? Si può avere proprio un tracollo fisico come poi c'è stato in questa gara, e invece quel gol lì un po' fisicamente e soprattutto mentalmente perlomeno nei primi minuti ci ha messo in grave difficoltà. Allora mister, secondo lei la partita è cambiata quando c'è stato il portuglio di D'Angelo? Lei anziché far entrare magari Zito, fa entrare Del Picciolo, dando Picciolo era la seconda parte. Allora, fatto entrare Bastien. Allora, lì secondo me ha regalato un uomo in più alla squadra avversaria, tenendo Insigne, Mokulu e Trotto lì davanti e Bastien a centrocampo. Questo là. Poi le volevo chiedere, a proposito del terzino esterno destro. Se si ricorda, a Sturno gli fece una domanda proprio su Nidiasi, gli disse: visto che lei sulla destra avrà sicuramente difficoltà. Lei mi rispose: no, non si preoccupa, avremo tutta la situazione. Ha provato Biraschi, Nidiasi, Nica, l'unico calciatore secondo me che lei ha in ruolo, la parte lì, è Petricciolo. Ecco il titolo. Come mai non lo utilizza? Non lo vedo. Lei ha fatto la sua analisi. Ognuno fa la sua, vorrei chiedere ai colleghi nel primo tempo se sono d'accordo che abbiamo regalato un uomo nel primo tempo, alla fine del primo tempo, se stava dicendo questa qui,
col seno del poi tutto si può dire, tutto lecito, è lecito, ho detto, non ho detto che è sbagliato, ho detto che è lecita. Vorrei chiedere ai suoi colleghi se alla fine per quanto tempo concordavano con quello che lei sta dicendo adesso. Prego. Io ho detto la sostituzione di D'Angelo, sì, quando ho sentito, sì, per motivi non sei fortunato, cioè, ma sei fortunato, sì, ho regalato un uomo in quel momento lì, cioè io gli chiedo, sì, la mia domanda, come mai magari zitto e lei è uno che mi ha sempre detto qui dentro che la squadra perde equilibrio e che zitto è uno che fa la fase offensiva. Lei è sempre stato il primo qui dentro a dire stiamo vincendo, Bastien finalmente va al suo posto, non c'ha compiti di marcatura lì davanti, c'ha il compito solo di finalizzare. Arini è un interditore, visto che lì soffriamo anche su quella fascia dove spingeva Spinazzola con buona qualità, ho pensato di mettere quello che ha sempre giocato in quel ruolo, senza togliere nulla ad Antonio, che ha visto che è entrato a pescare, è entrato bene, ma le rispondo, siccome lei, proprio lei, spessissimo ha fatto questa, quindi equilibrio di tutto, con Arini sulla fascia all'interno e con Bastien pensavo di avere più equilibrio e nel primo tempo questo equilibrio è stato mantenuto. Se poi oggi Roberto Insigne, come ha detto lei, non aveva una giornata felice, e infatti ho cercato di tamponare riportando Gidai in mezzo al campo e alzando Bastien fa il centrocampista d'urto come era successo con il Latina, riproponendo la stessa condizione tattica che era stata fatta l'ultima partita interna che avevamo fatto bene. Quindi questo è un, per quanto riguarda Petruccio, lei ha ragione, meriterebbe anche lui una chance. Il problema è pure che però domani mattina è un ragazzo straordinario, le dico di più, che io ho voluto mantenere in gruppo perché c'è la possibilità che stessi anche fuori, esattamente perché lo stimo. Il problema è perdere i giocatori per strada, non è questione di Petrucciolo, è questione di Nitriaschi. Nitriaschi ha fatto l'Europa lì, Petrucciolo non giocava nella Versa. Pensare che oggi invertiamo le parti completamente, possiamo dire di tutto e dare colpa a me, me le prendo, non si preoccupi. Io auto che mi voglio fare del male a me e all'Avellino, non credo. Quindi penso che Pedro Ciolo potrebbe essere anche lui un'alternativa se si continua, purtroppo ahimè, a rivedere questi errori, però pensare che sia lì il problema dell'Avellino, penso che sia dire qualcosa di non corretto. Poi massima fiducia in Simone Pedro Ciolo, che l'ho voluto, l'ho cercato e nel momento di mercato l'ho anche proposto a delle persone che mi hanno chiesto parlando di non bene, benissimo. Arriverà probabilmente anche il suo momento, ma pensare che quello sia il problema dell'Avellino oggi, sinceramente penso che non sia corretto. Io non entrano in questioni tecnico-tattiche, visto che c'è lei che alla squadra, al momento della squadra, tutti i giorni. Però volevo dire, questa visibile conduzione atletica che è caduta nel secondo tempo in maniera netta, secondo lei a cosa è dovuto? Questa è la prima domanda. E la seconda, visto che si è presentato un'ora e un quarto dopo in sala stampa, le volevo chiedere il colloquio l'ha avuto con i suoi collaboratori o anche con la società? Con tutte e due, parto da quest'ultima, con tutte e due, prima con i miei collaboratori, poi con la società. E adesso stavo molto bene ancora riparlando con i miei collaboratori, perché come le ho detto è stato troppo evidente il calo fisico, e quindi su questo c'è stato, e anche con la società 10-15 minuti, non di più. Per fare delle domande più o meno quello che state facendo voi adesso su questo, perché vedere una squadra che disputa un buonissimo primo tempo con una squadra forte calare vistosamente così e perdere anche una partita è giusto e normale che si interroghi, che mi interroghi a me che sono responsabile di tutto. Aspetto fisico mi chiede perché evidentemente abbiamo sbagliato qualcosina sul lavoro, mi auguro di no, perché magari non tutti i giocatori con degli infortuni che hanno avuto possono avere la migliore condizione, però dobbiamo a prescindere che i gol che prendiamo non è per la condizione fisica, sono per errori clamorosi individuali, dobbiamo migliorare quella è, mi preoccupa più di far giocare poi Nitriaschi, Petrucciolo o chi per esso, Nica stesso in quel ruolo, o Bilaschi in quel ruolo lì, perché la condizione fisica è calcio un fattore molto molto importante, soprattutto per una squadra come la nostra, che non è una squadra tecnica, è una squadra che consuma molto fisicamente, perché dobbiamo sempre andare al massimo dell'intensità, perché abbiamo un po' meno qualità rispetto ad altre squadre o
esperienza come possono avere i giocatori da dei oggi, per esempio. E quindi noi siamo una squadra fisica, è una squadra che deve correre, lottare, aggredire molto, e abbiamo anche un dispendio fisico particolare. Volevo fare una domanda un po' antipatica, però gliela devo fare per forza. Lei sente ancora la fiducia totale e incondizionale della società e del pubblico? Parto dalla società, ho parlato quindi per chiedere termini estremamente positivi e costruttivi. Del pubblico non lo so, lei avrà sentito che poi quando si perde le stesse persone che 10 giorni fa magari che applaudivano all'uscita sono quelli che oggi ti fischiano il calcio al fatto di queste situazioni. Quindi ci potrebbe essere la sfiducia come sempre quando le cose non vanno bene da parte di sull'allenatore, io sono qua sereno, l'unica cosa che mi sento di dire tranquillamente che io cerco di fare il meglio del lavoro con grande serietà e professionalità, e poi per lui può essere tanto, pochissimo, nulla, e poi c'è una società che fa scelte. A me spiace moltissimo, non dimentichiamoci che venivamo, ma chiamava ieri la cavala da tre gol dalle partite dove abbiamo fatto estremamente bene in casa, in particolare dove avevamo vinto. Purtroppo ci devono mancare i punti persi inizio stagione, e poi chiaramente una sconfitta fa male. Quindi su questo mi spiace moltissimo. Poi io ne capisco tutto e tutti, però in più di questo di andare in campo, lavorare in maniera impegnata con massima serietà tutta la settimana, preparare a cercare il meglio, di più non posso fare, posso andare in campo io. E poi volevo rapidissimo una cosa finale: si è posto l'accento sempre su questo crollo atletico della squadra della ripresa, però io ho visto l'Avellino finire bene il primo tempo, li ho visti attaccare anche dopo il vantaggio iniziale, finire bene il primo tempo e poi partire male subito, anche lei prima lo stavo dicendo, se non era passato un quarto d'ora, due minuti, cioè c'è stato proprio un cambio radicale tra la fine del primo tempo e l'inizio del era simile, possiamo dire era simile, sicuramente sì. Era simile al primo tempo, perché nei primi 5 minuti del primo tempo non erano partiti bene, dopo abbiamo fatto un'azione buona e da lì è cambiato completamente la partita dopo 5 minuti. Ed è quello che è successo nel secondo tempo, abbiamo avuto il tempo purtroppo però di prendere gol. Questo è stato devastante per tutto, somma di situazioni. Sicuramente anche l'aspetto mentale, mi sembra di averlo detto prima, ha inciso un pochino. Mister, l'ultima cosa che volevo chiedere, guardiamo un po' anche in positivo. Un network nazionale, poco prima si è chiesto con Castaldo, l'Avellino può rientrare addirittura nelle zone proprio molto alte della classifica. Io le faccio questa domanda: finita la quarantena di questo giocatore, che nel passato è stato per noi decisivo, importantissimo, in tre campionati di fine, ecco, cosa può cambiare veramente nell'Avellino e dove intende utilizzarlo? Visto che va a rinforzare un reparto dove è il reparto che ci ha dato meno problemi fino a questo momento. Ma non so cosa dicono le televisioni, so che sicuramente Gigi è un giocatore importante, importantissimo, voi lo sapete meglio di me, avete dei numeri con o senza Gigi anche della Avellino stagione passata. Io spero che lui si presenti bene, manca da partite da parecchio tempo, sicuramente caratterialmente, motivazionalmente al massimo, ed è un giocatore di personalità che dà sicurezza alla squadra, e sicuramente questo mi aspetto da lui, che sia l'aspetto più importante, sono sincero, perché per il resto davanti tutto sommato rimane il terzo attacco del campionato, quindi davanti si è fatto bene, però penso che lui possa dare un aiuto di personalità che magari è un po' il figlio, poi mantenendo le sue caratteristiche di uomo gol, perché questo è sempre stato.